Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Ecco un nuovo gameplay dedicato ai giochi classic per il servizio PlayStation Plus Premium, in cui mi metto un po' a giocare con Jumping Flash, uno di quei titoli per PlayStation 1 misconosciuti, nonostante facciano appunto parte dell'immaginario collettivo, per così dire, dei giochi più interessanti usciti sulla prima console Sony. È innegabile il fatto che non siano mai alcuni titoli, diciamo, arrivati al successo che meritavano. Infatti, Jumping Flash era davvero molto strano, diverso, per certi versi innovativo. Purtroppo i filmati in computer grafica non sono invecchiati benissimo e anche le remastered dei vari filtri non riescono appunto a mascherare, diciamo, il fatto che ormai è un gioco di più di 20 anni. In realtà ormai andiamo a 27 anni fa. È davvero tanto per un videogioco, e infatti questo titolo in cui addirittura si sceglie con il cerchio presenta un gameplay diverso appunto dal solito, perché ti fa comandare questo coniglio robot facendoci vivere degli stage, appunto, ad esempio qua tre stage per il primo mondo, però in soggettiva. È infatti una cosa particolare come anche i primi, ad esempio Star Fox, presenta un gameplay diverso dal solito. Facendoci guidare appunto questo coniglio robot in soggettiva e andiamo appunto ad esplorare un livello 3D con anche diversi, non solo nemici, ma anche appunto diversi bonus segreti da trovare che non sono così immediati da comprendere. Il radar ci aiuta un minimo a capire dove andare. Diciamo che non è semplice. Qua abbiamo usato già. Perché non me lo fai riprendere? Ok, potrei già andare all'uscita, ma in realtà io vorrei riuscire a prendere le altre carote. Perciò questo titolo presenta appunto un platform diverso dal solito, un platform molto particolare, aia, chi è che mi sta colpendo? Maledetto ranocchio. Quante rane ci sono? Un'invasione di rane. Tra l'altro il gioco ha anche a tempo, quindi io me la sto menando, ma in realtà dovrei riuscire a fare le cose con un minimo appunto di... No? Non è facile muoversi
No, non ce l'ho fatta. Certo, appunto, quello che rende il gioco appunto divertente, o meglio diverso dal solito, è questa componente action platform che cercava appunto di sfruttare il 3D per creare qualcosa di diverso dal solito. L'uso della soggettiva avveniristico per l'epoca, perché appunto i platform, anche i primi 3D, non ci pensavano neanche all'immedesimazione del giocatore. La soggettiva era relegata solo agli sparatutto di guerra o di fantascienza, tutto il resto era in terza persona, perciò appunto avere un platform così strano in prima persona rendeva Jumping Flash un titolo difficile anche da comprendere, per così dire. Ad esempio non riesco io a comprendere come arrivare là, mentre qui sono quasi in fin di vita. Facciamo che andiamo all'uscita, va. Ah, devo anche prenderle per forza in realtà, se no non mi fa partire. E allora appunto non ho capito niente del gioco. Tra l'altro è un gioco ancora con il movimento della visuale sulla singola levetta. Non è così semplice muoversi. Ok. No. Non arrivo a saltare così in alto. Ok, almeno quello. Ho ripreso un po' di vita. Devo aspettare che si abbassi per poterci saltare sopra. Le musiche sono anche carine. La grafica comunque è pulita, come altri titoli ha la possibilità di riavvolgere gli errori, di avere appunto il quick save per poter un pochettino barare, e l'impostazione con diversi filtri visivi e l'aspetto video. Però appunto, nonostante sia tra l'altro un gioco della Sony, non ho capito perché in questo caso non hanno messo appunto i trofei, che avrebbero valorizzato sicuramente di più il gioco e fatto sì che i giocatori si impegnassero, come anch'io, di più. Perciò è un titolo strano che però non ha un personaggio carismatico, nonostante abbia una tipologia di gameplay davvero diversa dal solito. Considerando che è un gioco appunto di 25 anni fa, è particolare, davvero diverso da altri titoli che ho potuto giocare. Eppure non riesce a stimolarmi più di tanto. È questo probabilmente il difetto peggiore del gioco.
qua il cannone che mi spara e mi hanno ucciso, fine. Insomma, non è un vero e proprio sparatutto, non è un vero e proprio platform, è un misto surreale come ambientazione, tra l'altro anche intrigante, però a mio avviso non ha mai avuto, e anche in questa versione appunto si nota, non ha quel carisma che un gioco tipo Crash o Spyro riuscivano a trasmettere ai videogiocatori. Non ha appunto quel feeling che altri giochi riuscivano a creare con il giocatore. Ed è questo un po' il difetto di Jumping Flash, oltre al fatto che sia sicuramente difficile da giocare. Non è un titolo semplice. Ora che ho un minimo capito da dove passare riesco ad arrivarci, quello non riesco bene a capire come arrivare. E questi ragazzi erano i giochi poligonali di una volta, altro che adesso i titoli simulativi a cui siamo abituati. Qua la tridimensionalità era molto marcata e difficile da comprendere. Tra l'altro, non avendo bene la visuale degli ostacoli e delle distanze, non ci arriva, non è facile riuscire a calibrare i salti in un gioco del genere, soprattutto appunto in soggettiva. E così, con somma fatica, senza prendere il bonus, abbiamo fatto il primo stage veramente con somma fatica. È probabilmente per questo che non è riuscita a entrare nei cuori degli appassionati come Crash, Spyro e altri titoli, Medieval, per dire, che imperversavano sulla PlayStation 1. Anche perché il platform in soggettiva non è facile neanche al giorno d'oggi, quindi all'epoca era davvero un titolo innovativo. Ed è questa la cosa che mi fa piacere poter mostrare, di cui poter parlare, il fatto che molti giochi della PlayStation 1 erano molto più creativi e innovativi di tantissimi giochi che adesso invece escono per PS4, PS5, che puntano sullo standard, avventure horror in soggettiva che hanno sempre solo qualche jumpscare e si vantano di prendere mano dal folklore giapponese, indonesiano, cinese e così via, ma alla fin fine sono sempre la stessa solfa, senza, diciamo, inventare qualcosa di veramente nuovo. Titoli che sanno sempre di già visto, purtroppo, come alcuni picchiaduro, alcuni musou, che riciclano allo sfinimento, come anche alcune saghe di JRPG. Che continuano a riciclare gli stessi dogmi, gli stessi stili. Sì, vantandosi del fatto, la lava fa male, devo anche stare attento a dove saltare in questo. Non è per niente facile anche solo capire dove andare. Ah, qua che bello.
insomma, è diverso, è particolare, è molto difficile per come appunto è realizzato. Free time. E mancano ancora tre. Pensa te. Non so neanche se ci arrivo lì. Cos'è? No, sono caduto. Aia. Insomma, questo è un titolo diverso dal solito, che però, come dicevo, purtroppo non ha un set di trofei. Quindi sì, è divertente, o meglio, è particolare da giocare. Divertente dipende molto dai gusti. Sicuramente è impegnativo, perché è un titolo che, diciamo, richiede anche un po' di studio su cosa fare, dove muoversi, anche solo capire come muoversi non è affatto semplice. Oh, così ci togliamo dalle scatole questi nemici. Insomma, essendo appunto un coniglio saltello. Però, insomma, è un titolo che gratuitamente con il premium lo gioco volentieri, lo provo, però di certo non mi impegnerò a finirlo. Ci sono titoli più stimolanti e che sono stati, per così dire, rimasterizzati meglio. A mio avviso tutti i classic dovrebbero avere un set di trofei, perché è innegabile che i giochi di una volta siano interessanti, però per stimolare anche il giocatore, diciamo, di nuova generazione o il vecchio gamer che vuole ritornare a giocare titoli della propria infanzia o provare appunto cose old school, bisogna dargli un minimo di, non dico contentino, ma aia, bisogna dargli, questo mi ucciderà, bisogna dargli appunto un po' di stimolo. Perciò avrei preferito che inserissero i trofei a tutti i giochi e non solo alcuni della Sony. Perciò questo Jumping Flash, ahia, una blatta mi ha fatto andare nella lava. E insomma, potevano fare in generale un lancio migliore, potevano curare maggiormente i titoli, perché sì, è bello che abbiano messo queste funzioni extra sia ai titoli della PS1 che a quelli appunto della PS2 e anche PS3 in alcuni casi, però bisogna dire che alcune remastered esistevano già per PS4 e non hanno fatto altro che inserirle appunto nel catalogo, quindi tutti i vari Jack X, Jack 1, Jack 2, Jack X, Primal, Red Faction, erano titoli che erano già disponibili anche per l'acquisto e infatti alcuni ce li ho già. Però averli per chi appunto ha il premium gratis nel catalogo è sicuramente piacevole, e quei giochi vantavano già un set di trofei discreto, mentre invece questi nuovi titoli che hanno inserito sono appunto delle novità, sono dei ripescaggi anche interessanti, ma con l'aggiunta anche dei trofei, non dico tantissimi, anche solo una decina, per spronare il giocatore a finire il gioco, a completare i livelli, a riuscire a fare un certo punteggio e così via, avrebbero dato uno stimolo appunto in più per farli. Perché adesso come adesso
quello che mi intriga di più, continuo a ripeterlo, è Wild Arms, perché è l'unico gioco che ha una bella trama, una longevità discreta, un gameplay che ancora adesso è solidissimo e anche dal punto di vista grafico, per gli amanti del retro, è stupendo. Questo invece è un platform, per così dire, innovativo, ma che è invecchiato male, perché il movimento 3D non è funzionale come dovrebbe, utilizzando appunto solo una levetta senza poter inclinare più di tanto appunto il mirino. Direzionare bene i salti è difficile, ogni tanto anche capire dove andare con appunto la mappa. Cosa ti colpisce, su cosa puoi atterrare, su cosa riesci ad aggrapparti per poco. Io qua continuo a farmi male da solo. E già questo è il secondo livello, lo trovo incasinatissimo per capire come arrivare in certe zone. Probabilmente questo è il punto di inizio in cui bisogna incominciare a salire al livello, diciamo, superiore. Però è complesso, è difficile, è strano. Non è insomma un titolo che avrei messo di primo acchito per far vedere ai giocatori. Tipo questo non l'avevo manco vista, pensate. Vediamo qua se l'uovo mi dà qualcosa. No, mi fa rimbalzare molto. Però no, ho sbagliato e non sono riuscito ad atterrarci sopra. Quindi anche è difficile. È un titolo che può essere interessante da giocare. È sicuramente particolare, però non mi stimola a giocarlo. Infatti dopo questo video penso che lo disinstallerò anche, visto che occupa un po' di spazio la versione PS5. Alla fin fine, avendoli scaricati praticamente tutti, mi sono riempito l'hard disk in un istante e per adesso sono pochi quelli che mi hanno davvero appagato. Perciò devo dire che sì, è intrigante questa cosa dei PlayStation Classic gratuiti con i PlayStation Plus Premium, però non è che tutti i giochi, per quanto alcuni siano appunto come Jumping Flash molto innovativi per l'epoca, quando erano usciti, non è che tutti siano ancora belli da giocare oggi. Kurushi, paradossalmente, è quello meno appetibile, ma invecchiato molto bene. Everybody Golf è comunque ancora adesso giocabile. Questo è un titolo molto innovativo, diverso dal solito, che però appunto bisogna impegnarcisi, bisogna starci dietro e già all'epoca non mi aveva per così dire convinto a giocarci più di tanto. Infatti l'avevo un po' provato e poi l'avevo dato via. E anche al giorno d'oggi devo dire che non è un titolo che posso dire mi piacerebbe avere in collezione. Preferisco avere in collezione dei vecchi giochi di Sonic, preferisco avere titoli più, fra virgolette, intriganti. Però, ad esempio, qua vediamo, la demo del computer è sicuramente migliore del mio. E ad esempio così scopro che posso muovere la visuale con R1 cosa che rende appunto più godibile il gioco, però al giorno d'oggi appunto sono abituato ad usare l'altra levetta ed è uno stile di gameplay totalmente diverso. Se ci fossero stati trofei mi ci sarei impegnato un po' di più. Così invece devo dire che nonostante vedere ad esempio questo gameplay che mostra come
appunto si dovrebbe realmente giocare il titolo, devo dire che è interessante, ma non mi stimola. Per dire, Psychonauts ha una bellissima trama, ha un gameplay anche questo strano e diverso dal solito platform, e mi ha fatto davvero piacere rigiocare il primo in versione remastered e poi anche giocare il secondo, che è davvero validissimo. Questo invece è un titolo molto sperimentale che consiglio ai pochi che, avendolo gratuitamente con il premium, possono appunto giocarlo senza spendere soldi, perché effettivamente comprarlo a parte, secondo me, soprattutto senza trofei, senza stimoli esterni per un completismo, per così dire, non merita. Non è uno di quei giochi che dici: cavolo, questo finalmente è disponibile e posso finalmente rigiocarlo dopo anni e anni. Perciò io quindi adesso direi che ho detto tutto quello che avevo da dire, ripetendomi anche più volte, perché alla fin fine il concetto di gioco è quello. E fine, basta. Questi nuovi giochi, appunto, classic del PlayStation Plus mi stanno facendo ritornare a giocare molto alla PlayStation, però non mi appagano come avrei sperato. Jumping Flash è un titolo da provare, è un titolo che può essere intrigante, ma anche questo, come appello alla Sony o ai produttori in generale, non so chi bisogna rivolgersi, una bella patch per introdurre i trofei farebbe davvero la differenza, stimolerebbe i giocatori, o almeno me, a provare a impegnarmi seriamente in un titolo così strano e particolare, che altrimenti lo provo un po' appunto per farci un video e poi abbandono. Quindi anche voi, se volete provare qualcosa di diverso, dategli un'occhiata, ma se alcuni potrebbero rimanere, per così dire, estasiati da questo gameplay così surreale e diverso dal solito, devo dire che in pochi potrebbero davvero apprezzarlo più di tanto. Quindi io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.